controlli in via Nazario Sauro, una traversa di via Vittorio Veneto in pieno centro ad Arezzo. Uomini e mezzi della Polizia Municipale con l'ausilio di altre forze dell'ordine hanno controllato la strada ed in particolare un esercizio commerciale che vende anche superalcolici. I cittadini hanno segnalato anche il retro di un condominio, oggetto di una puntata della nostra trasmissione SOS Arezzo TV, dove tossici e spacciatori erano soliti ritrovarsi. Anche Drago, un cane addestrato per fiutare la droga, ha dato il suo contributo, ma durante la mattinata non è stata ritrovata sostanza stupefacente. Il cane Drago è addestrato per trovare... Oggi è la prima uscita che abbiamo fatto dopo il corso, per cui poi è un cane molto giovane, parecchio giovane, che non credevano nemmeno che potesse passare il corso. Questo non lo puoi pigliare. Per cui io sono veramente contento, tutti al comando siamo contenti di questo bellissimo canone che c'è. Darà una mano a scovare quello che c'è da scovare. Sì, è un cane addestrato per la droga, tutti i tipi di droga, anfetamina, eccetera. Non ho trovato niente stamani? Questa mattina ha trovato interesse per due o tre posti, però non c'era niente, può darsi che ci sia stata precedentemente.